Il Belluno non si ferma più. Seconda vittoria consecutiva, sesto risultato utile in serie. Polisportivo ancora imbattuto. Stavolta cadere contro i gialloblu dell'allenatore Renato Lauria. È niente meno che la seconda in classifica Mestre, battuta 1-0. A decidere il match è una rete nel secondo tempo di Stefano Mosca direttamente, da calcio d'angolo. La ripresa in particolare è stata dominata dalla formazione di casa che dopo pochi secondi dal ritorno in campo era riuscita a beneficiare di un calcio di rigore conquistato da Alessandro Salvadego, ma parato da Pirana al di solito infallibile Corbanese. Ora il Belluno, che prima del match ha ricordato la scomparsa dell'ex presidente Sergio Carbonari, è a soli 3 punti dalla vetta, seppur in una classifica assai provvisoria. Un bellissimo primo tempo, molto ordinato, organizzato, eravamo però un po' sotto ritmo e ce lo siamo detti in spogliatoio. Quindi l'idea nel rientro in campo era quello di mantenere lo stesso tipo di idee, però aumentando un po' il ritmo. In questo ci ha aiutato Salvadego, che ha sicuramente spezzato questa situazione, e abbiamo creato i primi 8 minuti 8 tiri in porta, quindi l'hanno presa proprio nel verso giusto i ragazzi. A me interessa che continui, cosa che sta succedendo, il tipo di prestazione, il tipo di idee che cerchiamo di lavorare durante la settimana. Interessante dunque cosa saprà riservare domenica la trasferta in Friuli a Manzano contro la Manzanese, che ha un punto in meno con una partita in meno ed è guidata dal grande ex Roberto Vecchiato.